Da 77 a 101 kg in 8 settimane, come ho fatto? Titolo bruttissimo. No, seriamente ragazzi, come ho fatto? Niente di miracoloso. In questo video vedremo esattamente che cosa è successo, come ci sono riuscito, perché molti vedendo il full day of eating hanno detto: cavolo Ludo, in gara eri 77 kg alla pesata, adesso a distanza di 8 settimane circa, full day of eating, ti sei pesato e c'erano 101 kg, che cosa è successo, che cosa hai fatto? Lo vediamo in questo video e non è niente di strano, vi assicuro, non c'è magia né niente. Ora, prima di iniziare, tutti quelli che diranno grazie all'integrazione, grazie a quel che prendi, grazie al cavolo che bla bla, c'è Rhino Nation. Su Rhino Nation c'è il mio log e nel mio log trovate tutto quanto, compresa l'integrazione. E nell'integrazione trovate anche le analisi del sangue che fanno vedere che l'integrazione è quella che realmente scrivo. E si parla di un periodo in cui l'integrazione è veramente veramente minima, fase di recovery, TRT, eccetera. Quindi, prima di iniziare con questo commento stupido, iscrivetevi a Rhino Nation, andate sul mio log, leggete tutto quanto e commentate magari là con eventuali critiche, però avete tutto quanto sotto gli occhi, analisi con nome, data, eccetera. Quindi, ciò detto, vediamo come ho fatto e parto dal momento in cui, da un po' prima di essermi pesato per i 77 kg, Arnold Classic, gara che dovevo fare, che ho fatto, sostanzialmente la strategia scelta da Stefan Kienzel, che è stato il mio preparatore per questa competizione, è stata quella di fare una scarica molto pesante di carboidrati e salire soltanto all'ultimo. Nello specifico fare 6 settimane con soltanto 50 grammi di avena e qualcosina e 30 grammi di glycobol intra workout, e da là ricaricare le ultimi 2 giorni prima della gara circa 1 chilo qualcosa di carbo più molti grassi eccetera, quindi una carica anche molto pesante. Strategia che non ci ha portato in top condition, quindi giustamente Steph non mi conosceva, non sapeva le mie risposte, gli ho dato qualche feedback, però non siamo riusciti a raggiungere la top condition perché doveva semplicemente conoscermi e imparare a conoscermi. I don't blame him, quindi non lo biasimo. Quindi nessun problema in questo, è perfettamente normale, non sempre la top condition si può azzeccare, soprattutto se il rapporto coach-atleta è iniziato soltanto quell'anno, non ci sono state gare prima. Quindi sostanzialmente sono andato alla pesata a 77 kg, quindi 4 kg meno dell'anno precedente alle British Finals, BF grosso modo sempre quella, però molto molto vuoto, e inutile a dirlo, 2 giorni di ricarica non mi hanno permesso di riempirmi come ci aspettavamo, quindi sostanzialmente era una situazione in cui ero completamente completamente scarico. Poi le dinamiche magari le posso affrontare in un video specifico, se vi interessa fatemelo sapere qua sotto nei commenti del perché la ricarica non entra, eccetera eccetera, però non so se mi interessa. Quindi condizione all'Arnold, completamente completamente vuoto, smunto, ipoglicemia prima di salire sul palco, insomma una tragedia, veramente una tragedia. Però sono esperienze, come disse il mio amico Yuris, lui sostanzialmente nelle prime gare faceva soltanto errori e lui semplicemente scriveva: ok, non fare questo, non fare quest'altro, non fare quest'altro, e alla fine ha capito come muoversi, quindi fa parte del gioco e portiamolo avanti. Io sono terribile come fisico da portare sul palco. Comunque, quindi una situazione in cui logicamente completamente vuoto. Da là, come sapete, subito dopo la competizione ho iniziato un intuitive eating, quindi con molta calma, senza fare quei rebound esagerati, a prendere un sacco di carbo per riempirsi, bla bla, ho semplicemente seguito la sazietà, quindi lo stimolo di sazietà, ho mangiato secondo i miei pasti, secondo un timing, tutte fonti super pulite, quindi senza andare a mettere schifezze, cheat o cose, tanta varietà nelle fonti, quindi reintroducendo tutto, e nel giro di 8 settimane di intuitive eating, c'è il mio canale del full day of eating, quindi fate un'idea di quello che normalmente mangiavo, ma variava tutti i giorni, nel giro di 8 settimane mi sono ritrovato a 101 kg. Non posso darvi delle indicazioni sull'alimentazione, potete guardare quel full day of eating, sostanzialmente le giornate erano bene o male tutte così, a grandi linee, perché le fonti tendono a variare sempre, nel senso che sono sempre fonti pulite, ma non fonti pulite broccoli, riso e pollo, fonti pulite, come vedete nel video, una grande varietà, quindi tante tipologie di cereali, legumi, tante fonti di proteine, tante fonti di grassi buoni, eccetera eccetera. E l'unica cosa che varia è sostanzialmente che non peso con la bilancia al cibo, è l'unica cosa, mi baso sul sintomo, sul senso di sazietà, ok? E pian piano il mio organismo mi ha guidato nell'apprenderlo, perché dovete considerare che, ne ho già parlato sul video Basta Dieta, andatelo a vedere nel caso, però il ragionamento di base è questo, il calcolo dei macros è fittizio, perché ci sono dei margini di errore infinito, sia da un punto di vista di input, non solo su quello che possiamo calcolare che ci arriva, ma anche
il rate, la ratio di assorbimento di quello che mangiamo, cioè noi non assorbiamo tutto quello che mangiamo, e la nostra tipologia di assorbimento dipende dalla salute gastrointestinale, dalla necessità di certi elementi, di certi macros, dal momento in cui mangiamo. 30 grammi di carbo intra-workout, post-workout, lontano dall'allenamento, vengono metabolizzati e assorbiti in maniera molto diversa, quindi sostanzialmente ci sono talmente tante variabili che è impossibile avere un calcolo che sia veramente preciso. L'unico che può calcolare tutto e che può avere un quadro tutto preciso è il nostro organismo. E il nostro organismo ci dice e ci dà questi numeri tramite dei sintomi, dei segnali, tramite delle sensazioni che sono appunto la regolazione della sazietà, più o meno, eccetera, eccetera. Quindi imparare a leggerli, che è un lavoro che sto facendo, permette di potersi muovere con una precisione, se vogliamo, anche maggiore sotto certi punti di vista del calcolo preciso dei macros. Provare per credere, sono tante settimane ormai, quando ho fatto il full day of eating erano già 2 settimane, che il peso è stabile a 101 kg e mangio in maniera completamente diversa e vedo che la mia fame e la mia sazietà si basa molto sulla giornata, su come dormo, su come mi alleno, tutte queste variabili che entrano in gioco da un punto di vista di output, anche energetico. Comunque, ciò detto, potete vedere il full day of eating. Passare da 77 kg a 101 è stato relativamente facile, nel senso che nella prima settimana ero già sui 90 kg, da là nel giro di poche settimane sono salito a 100. Perché questo? Perché c'è stata una forte componente di restock del glicogeno. Considerate sempre che il glicogeno muscolare comporta tanto peso se il muscolo è vuoto, soprattutto se le masse muscolari a livello strutturale sono tante. Un soggetto che ha tanta massa muscolare, nel momento in cui il muscolo è vuoto, perde tanto peso. Nel momento in cui si riempie, prende veramente tanto tanto peso. Ok, quindi di base c'è stato un buon aumento di peso, considerevole, ed è stato prettamente inizialmente tutto di glicogeno muscolare. Da là c'è stato logicamente un aumento, anche una continua captazione e sovracompensazione del glicogeno muscolare, e allo stesso tempo logicamente ho iniziato a prendere massa grassa, tornando ai miei range fisiologici. Io il bulk dell'anno scorso l'ho finito a 96 kg, mi sono ritrovato a 101 kg, considerando che a fine bulk non avevo questa sovracompensazione di glicogeno, nel senso che questa sovracompensazione assistiamo quando c'è una sovraattività della glicogeno sintasi, che avviene quando c'è una forte depressione, ok? Quello è più o meno il gioco. Quindi a fine bulk la glicogeno sintasi più di tanto non può lavorare, quindi blocca la compensazione di glicogeno muscolare al 100%, diciamo, mentre invece quando c'è una forte depressione si può arrivare anche sopra il 100%, ovviamente, per darvi una linea, il 100% è considerato un'omeostasi, ok? Non la massima capienza, perché non avrebbe senso se no. Quindi sostanzialmente massa grassa che aumenta, torna al range fisiologici, muscolo che si riempie, wow, magia fatta, da 77 si torna a 101 kg. Niente veramente di magico, niente di miracoloso. Quindi il punto un po' di questo video è soprattutto far sfatare questo mito, però prima vi dico come mi sono allenato, che può essere uno spunto interessante. Per seguire tutti gli allenamenti potete andare sul mio log, su Run Nation di nuovo, perché appunto tutto quanto anche là, ogni seduta di allenamento, torno a casa, la scrivo, la metto nel log, mi fanno domande, rispondo alle domande, mi potete fare domande, rispondo alle domande, eccetera, eccetera, tutte le logiche. Comunque sostanzialmente ho utilizzato, riniziando, considerando che le ultime settimane prima gara avevo fatto un tapering e uno scarico, ho riniziato con un modello che è quello che ho utilizzato in ADE, che secondo me è un modello di progressione, programmazione, che è veramente fantastico. Del nostro programma trovate qua sotto in descrizione tutto. Sostanzialmente una prima fase di progressive overload puro, volume basso, riapproparmi dei carichi nei diversi rep range. Seconda fase di aumento della densità, quindi aumento del tonnellaggio e della densità. Sono andato così avanti, poi ho fatto uno scarico passivo di 2 settimane, perché ero arrivato veramente veramente cotto aumentando la densità. Sostanzialmente è durato forse 8-10 settimane, messo ciclo una cosa del genere, e adesso ho ricominciato su un lavoro metabolico. Ho fatto un video registrato, non so se uscirà prima di questo video, sul discorso della progressione. Sostanzialmente il discorso è quello di, alla fine di ogni mesociclo, di ogni fase, noi abbiamo guadagnato una componente di adattamento ipertrofico, ma anche una skill, e questa skill va riutilizzata per la fase successiva, e questo è quello che ho fatto, questo è quello che ho programmato per ADE. Prima fase progressive overload, aumento della densità e poi aumento del volume sostanzialmente, quindi splittare il tonnellaggio su un volume maggiore, eccetera eccetera. Quindi questo è stato lo schema dell'allenamento, e sì, a un certo punto il peso si è semplicemente stallato. Quindi sostanzialmente, per tutte le domande, come passare, come prendere peso in così poco tempo, se è fisiologico o meno, la BF è rimasta a livelli fisiologici, anzi anche abbastanza bassi. Adesso sta salendo, se vogliamo, un filo di più, sto prendendo un filo più peso, perché torna ai miei livelli fisiologici rispetto al video del full day of eating. Sul video ho messo la condizione, quindi potete andare a vedere là. E sostanzialmente, logicamente, prendere tanto peso in poco tempo
tempo l'unico, cioè uno dei pochi side che vedo è bisogna controllare la sensibilità insulinica, bisogna controllare la pressione del sangue, perché logicamente di botto avere tanto peso corporeo mette a dura prova il cuore, ma anche dopo l'analisi, come ho messo sul, sul log, ho fatto un ECG, quindi un controllo cardiaco completo in ospedale, e ho fatto, monitoro la pressione costantemente, monitoro l'HRV, monitoro la frequenza cardiaca, eccetera, eccetera. E ho inserito anche delle fasi di recupero attivo, delle giornate di recupero attivo con protocolli HIIT, eccetera. E questo sicuramente ha aiutato tutta la gestione della memoria calorica. Però per me è, tolti questi side, è fondamentale aumentare di peso velocemente, perché dopo una gara voglio tornare il più velocemente possibile a un livello di body fat fisiologico, perché è da là che ricominci a costruire. Cioè, se ci metti 3 settimane, 4 settimane a tornare a BF fisiologica, dopo 3-4 settimane il corpo rinizia a prendere massa muscolare. Se ci metti 12 settimane perché fa una reverse lenta, per quelle 12 settimane non stai costruendo massa muscolare. Il corpo sta sempre in crisi, sta sempre in deplezione, sta sempre in una fase di allarme. Quindi sta sempre in una fase tendenzialmente catabolica. Per cui, tolti questi side e il monitorare tutti questi fattori che deve essere fatto, tornare il più velocemente possibile alla BF fisiologica è la cosa più importante. Che di nuovo non vuol dire svaccare, ma tornare a una BF fisiologica, ok? C'è una bella differenza tra le due cose. Quindi quel 10-13% in base al soggetto. Quindi sostanzialmente questa è stata la fase di rebound, è andata bene, sono super contento da un punto di vista di prestazione in sala, pazzesco, mi sto divertendo un sacco con la componente HIIT, i lavori di recupero attivo, per cui trovate tutto quanto di nuovo su Renation, sul mio log, quindi qualsiasi domanda nello specifico potete chiederla, e sto bene, sto veramente bene. Ah, sull'intuitive, se avete qualche domanda nello specifico chiedetemelo, però magari faremo dei webinar su Renation, perché adesso abbiamo anche questa funzione, c'è un webinar al mese e uno probabilmente lo dedicheremo all'intuitive e al ascoltarsi, ascoltare il proprio corpo, accettarsi, queste tematiche qua di cui sono state fatte già delle domande nel forum. E niente, se avete qualche altra domanda scrivetela qua sotto, come sempre sono ben lieto di rispondere. Era un video più che altro per sfatare il mito del mega trasformazioni, mega cose, in genere dietro a queste cose non c'è veramente niente di magico. Qualsiasi domanda qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video.